C'è un accordo Italia-Svizzera che a breve verrà ratificato dal Parlamento, che è fortemente penalizzante per i lavoratori frontalieri e per i territori di confine. A seguito di questo accordo il governo calerà sulla testa dei lavoratori frontalieri una mannaia fiscale inaccettabile, oltre 3.000 euro di tasse in più, 200 milioni di tasse in più sulla testa dei lavoratori frontalieri, e i ristorni, i soldi che utili e necessari per i servizi sui territori di confine, rischiano di essere azzerati. Il governo e Renzi stanno barattando la finanza con il lavoro, stanno sacrificando sull'altare della grande finanza i nostri lavoratori frontalieri. Questo non è accettabile. Noi abbiamo presentato una mozione in Parlamento per difendere e per obbligare il Parlamento e il governo a tutelare i nostri lavoratori frontalieri, 62.000 cittadini, 62.000 lavoratori che rappresentano una ricchezza e per il nostro paese e per la Lombardia e per il Canton Ticino. Questi lavoratori vanno tutelati e difesi, il governo li sta sacrificando. La nostra mozione va in questa direzione, tutelare il lavoro e tutelare chi produce lavoro.